Una volta, prima di aprire questo canale, ho sempre guardato i video su YouTube e dicevo, beh, quanto vuoi che sia difficile fare un video così? Ora che provo anche io a creare dei brevi video, mi sono reso conto che non è per niente semplice. Dietro un video c'è un grande lavoro, tra idee, riprese e editing. Ultimamente sto proprio cercando di migliorare la qualità dei miei video. Ho acquistato una fotocamera per sostituire il mio vecchio telefono e ho creato una lampada per avere una illuminazione migliore. Ma non è ancora abbastanza. Ciao a tutti, io sono Floppy e vi do il benvenuto nel mio canale. Oggi vi farò vedere come ho costruito un faretto a LED a batterie da 10 watt. Buona visione! Durante le riprese dei precedenti video mi sono accorto che in alcune clip ci sono delle ombre veramente fastidiose e brutte da vedere. Allora, per ovviare a questo problema, ho pensato: ma se con i LED che ho avanzato dalla lampada mi faccio un faretto LED a batterie? Ed è qui che ho avuto lo spunto per iniziare questo progetto. Questo faretto doveva soddisfare alcune mie necessità. Doveva fare abbastanza luce per illuminare le parti in ombra, non doveva generare alcun rumore, poteva risultare comodo anche poter variare la luminosità e la cosa più importante doveva essere portatile. Quindi, dopo aver fatto una lista delle mie esigenze, ho trovato le loro soluzioni. Per risolvere la prima necessità, come detto prima, ho deciso di utilizzare le strisce LED avanzate dal progetto della lampada per il laboratorio. Se vi siete persi il video, ve ne lascio uno qui in alto nelle schede. Così facendo ho risparmiato qualche soldo. Poi, essendo che la luce emessa da queste strisce LED era veramente tanta, faceva proprio al caso mio. Infine, essendo gli stessi LED del lampadario e dell'illuminazione del banco da lavoro che mi sono costruito, emettono anche lo stesso colore di luce. Così ho già tutte le illuminazioni omogenee. Prima di creare questo faretto usavo un vecchio pannello LED che avevo costruito come sostituto al faro del mio Piaggio Ciao. Il problema di questo faretto è che generava troppo caldo, quindi per mantenere i suoi LED sufficientemente freddi avevo aggiunto una piccola ventola che raffredda il dissipatore attaccato dietro al PCB. Il rumore di questa ventola si sentiva tantissimo nell'audio dei miei video, quindi su questo nuovo faretto non ci saranno ventole, ma solo una piastra di alluminio che dissipa il tutto il calore. Non in tutte le occasioni è necessario avere una grande quantità di luce, quindi ho aggiunto la possibilità di variare la luminosità utilizzando una floppy board 2. Con un potenziometro così posso decidere in ogni momento la quantità di luce emessa dal faretto. L'ultima cosa da progettare era il sistema di alimentazione. Essendo che il faretto doveva essere portatile, ho pensato di alimentarlo con due batterie. Qui in laboratorio avevo le batterie di una powerbank che non funzionava più, quindi come fonte di alimentazione ho utilizzato quelle batterie recuperate, dandogli nuova vita ed evitando di doverle buttare via. Dopo aver definito tutti i componenti principali per la realizzazione del faretto, sono passato alla progettazione del circuito. Partiamo dalla parte di alimentazione. I LED, per funzionare correttamente, necessitano di 12 volt. Non conoscendo la corrente precisa assorbita dal futuro pannello, necessaria per poter capire come collegare il tutto, ho realizzato il pannello e ho fatto qualche prova. Il pannello è composto da una piastra in alluminio da 3 mm che funge da dissipatore. Al di sopra di questa piastra in alluminio ho posizionato i pezzi di striscia LED che avevo precedentemente tagliato lungo gli appositi punti segnati sulla striscia stessa. Tutti i segmenti li ho collegati tra di loro in parallelo, così da alimentarli tutti alla stessa tensione. Per connetterli insieme ho utilizzato del semplice filo del doppino telefonico. Essendo un cavo in rame pieno, supporta bene la corrente assorbita dai LED. Dopo aver assemblato il tutto, ho collegato il mio alimentatore da banco impostato a 12 volt e ho osservato la corrente massima assorbita dai LED. Calcolando la potenza assorbita, considerando 0,86 A di corrente, quindi circa 0,9, e 12 volt di alimentazione, il faretto dovrebbe assorbire circa 10,8 W. Ovviamente questa è la potenza elettrica consumata, che è maggiore della potenza luminosa emessa. Secondo i dati del fornitore, abbiamo circa 100 lumen al watt. Quindi questo faretto dovrebbe avere circa 1080 lumen, che essendo un faretto a batterie non è male a parer mio. Sapendo che il faretto assorbe una potenza di circa 11 W,
Quindi una corrente di 1 A per stare larghi e necessita della tensione di alimentazione di 12 V, ho pensato di modificare il pacco batterie della powerbank formato da 2 celle lipo in parallelo per crearne una 2S-1P. Quindi in uscita avremo una tensione massima di 8,4 V e una minima di 7,2. Purtroppo non sono sufficienti per la striscia LED, quindi per alzare la tensione ho comprato un bus converter che supporta fino a 8 A di corrente e un ingresso minimo di 5 V. Impostando questo bus converter ad una tensione di 12 V e aumentando il suo limite di corrente al massimo consentito, possiamo aumentare la tensione delle batterie a 12 V stabili. Questo però a scapito di una perdita di efficienza. Quindi dalle batterie consumeremo più di 0,86 A, sia per la conversione sia per l'efficienza non pari a 1. Non avendo dei BMS 2S per la batteria, l'ho collegata direttamente alla scheda di controllo, che fra poco vi illustro. Se volete replicare questo progetto, l'ho fatto a vostro rischio e pericolo, in quanto le batterie al litio possono essere pericolose. Quindi vi consiglio di aggiungere un BMS per batterie 2S, con un current rating adeguato ai consumi del vostro faretto, così da proteggere la batteria da sovrascariche e eventuali corti circuiti causati da qualche malfunzionamento. Anche la parte di controllo della luminosità è molto semplice. È composta da una floppy board 2, un piccolo MOSFET di tipo N per gestire l'accensione e spegnimento del pannello LED, un potenziometro e un piccolo pulsante. In pratica abbiamo la floppy board che legge il valore analogico in uscita dal potenziometro e in base a quel valore aumenta e diminuisce il duty cycle, ovvero il tempo per il quale i LED rimangono accesi. Questo segnale viene dato in pasto direttamente all'NMOS, che appunto accende e spegne i LED molto velocemente, dando l'impressione di variare la luminosità. Per poter attivare o disattivare la lampada ho aggiunto un piccolo pulsante che imposta a 0 il segnale PWM che controlla il MOSFET. Ho anche utilizzato il piccolo LED integrato nella floppy board per indicare se la lampada è accesa o meno. Questa cosa è un po' inutile, però faceva figo. La scheda che comprende la floppy board, il potenziometro e il pulsante l'ho realizzata con una 1000 fori, così mi sono risparmiato alla realizzazione del PCB dedicato. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina, così da non perdervi i futuri video. Detto questo, passiamo alla struttura per il nostro faretto. Ovviamente il tutto doveva avere una struttura dove poter alloggiare i vari componenti, quindi ho aperto il mio CAD preferito e ho creato questo case. È composto da 3 parti principali più una opzionale. La prima è la parte frontale. L'ho creata su misura per la piastra che ho utilizzato come dissipatore e sostegno per le strisce LED. Così mi è bastato utilizzare un po' di colla e posizionare il pannello dopo aver fatto passare i cavi nell'apertura appositamente creata. Davanti alla piastra in alluminio ho aggiunto un pezzo di vetro, tagliato su misura, recuperato da una vecchia finestra. Il secondo pezzo stampato in 3D è il coperchio posteriore, che serve per contenere la batteria, inserita tra i 2 pezzi stampati, poi fissata con del semplice biadesivo, così da poterla rimuovere con più facilità nel caso in cui debba sostituirla o utilizzarla per altri progetti. Nel retro di questa parte ho fissato i vari moduli. Invece di aggiungere nel modello 3D i fori per il fissaggio della scheda, ho pensato di creare dei pezzetti con il buco perfetto per queste viti autofilettanti. Questi sostegni li ho incollati in posizione con la supercolla. Questo metodo mi ha permesso di risparmiare del tempo durante la modellazione del case e anche nelle stampe di prova. In più ho potuto decidere la posizione dei moduli post stampa, così da poterli posizionare nel posto più comodo per me. Il pezzo finale, ovvero quello opzionale, è un aggancio per una fotocamera, che poi può essere utilizzato per collegare un altro attacco per il tripiede o qualsiasi altra cosa. Questo può essere comodo nel caso in cui si voglia posizionare in modo solido e preciso il faretto durante le riprese. Ecco qui il risultato finale, e devo dire che la luce emessa è veramente tanta. Anche all'aperto, dove la luce viene dispersa molto, illumina abbastanza bene l'ambiente. Ho già avuto modo di provarlo, infatti alcune clip del video del robot cingolato le ho girate con l'aiuto di questa luce, e devo dire che sono veramente soddisfatto del risultato. La possibilità di variare la luminosità è veramente comoda, anche perché al massimo fa veramente troppa luce. Durante le riprese si può spegnerla comodamente tramite il
pulsante che ho aggiunto, senza dover staccare ogni volta la spina della batteria. Quindi anche l'aggiunta del pulsante è stata un'ottima idea. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo faretto LED. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Come sempre, nella descrizione vi lascio tutti i file e i link per la realizzazione di questo progetto. Non dimenticatevi di condividere il video, così da aiutarmi a far crescere questo canale. Grazie mille e alla prossima! Fermo, non chiudere il video. Devo ancora ringraziare Gabriele che ha creato la nuova sigla del canale, è venuta fuori benissimo. Vi lascio in descrizione tutti i suoi contatti e la pagina Instagram dove carica i suoi lavori. Quindi, alla prossima! A few moments later. Non so se piangere, mi è appena caduto il faretto. L'ho distrutto, appena fatto, e l'ho già mezzo spaccato. Mamma, per fortuna che il vetro qua non si è rotto. Mi viene da piangere. Mamma, mai più.